Una fattura non giustificata? Un servizio addebitato ma non richiesto? Nessuna rete e la linea non funziona? Sono circa 6.300 le conciliazioni tra utenti e gestori telefonici, accolte nel 2017 dal Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, che si occupa di gestire i contenziosi con le compagnie telefoniche. In totale, infatti, grazie all'intervento del Corecom, sono stati restituiti nell'anno agli utenti quasi 2.227.000 euro. Beh, sono numeri sempre importanti e sempre più in crescita. Teniamo presente che quest'anno abbiamo raggiunto, solo di conciliazione, che è il primo grado di tutela, 6.300 circa richieste, che vuol dire aver restituito ai cittadini piemontesi oltre 1.700.000 euro. Fra conciliazioni e definizioni abbiamo restituito ai cittadini oltre 2.200.000 euro, che è una cifra molto importante. I cittadini che non abitano a Torino possono inoltre utilizzare la conciliazione via web, appoggiandosi alle sedi degli URP regionali nelle varie province. In questo senso è stato rinnovato il protocollo di intesa tra Consiglio e Giunta regionale, che permette al Corecom di intervenire anche per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. Beh, il Corecom si inserisce come primo Corecom a livello nazionale con una legge dedicata che consente di poter operare in maniera sempre più efficace. E abbiamo presentato durante il Salone del Libro dell'anno scorso la legge 71 della senatrice Ferrara e abbiamo colloquiato con la politica per far sì che anche il Corecom venisse riconosciuta questa autorevolezza. La legge numero 2 del regionale del febbraio 2018 ha un articolo dedicato al Corecom che lo incarica di fatto di occuparsi anche di cyberbullismo. Quindi è una sfida che noi cogliamo primi in Italia e cercheremo di fare bene.